Io vorrei iniziare a praticare, ma non so proprio come fare. Come sempre, ragazzi, vi ricordo che se voleste una consulenza privata con me, potete scrivermi su Instagram, link in descrizione. Amico mio, qui il segreto è uno solo: fare, buttarsi, iniziare a fare qualche cosa. Non puoi dirmi che non sai come fare, perché a parte che ho fatto decine e decine di video in cui spiego come darsi la carica, motivarsi e entrare in status qui dentro, e anche nella pratica come fare pratica, dal vivo, in chat. Quindi non puoi adesso dirmi io non so proprio come fare, ma vorrei farlo, lo voglio fare, però non so come fare. Mi pare un po' quella scusa puerile che si dice per far passare l'idea che no, io non ho paura, io voglio farlo, voglio provarci, però non so come si fa, non so come fare. Nessuno di chi ha iniziato a fare un qualche cosa con successo sapeva cosa fare, si è buttato e ha imparato nel mentre. Ha ricevuto feedback positivi e negativi e da lì si è tarato, esattamente quello che dovrai fare quando approccerai una ragazza, perché ti rivelerò un segreto: ogni ragazza è diversa. Tu non sai se l'interazione che avrai con la ragazza andrà da questo punto a questo punto, poi a questo punto, poi a questo punto, perché lei è una variabile imprevedibile, come te, perché sei una persona e lei è un'altra persona, quindi non potrai prevedere quello che farà, non sei un veggente, non sei un indovino. Quindi devi imparare a reagire a ogni stimolo che ti dà e tararti. Sì, devi seguire uno schema, un percorso, un qualcosa che sai che devi andare. La conosci, ci chatti un po', primo appuntamento, bacio e avanti. Questo è il macro percorso. Ma tutto ciò che accade in mezzo agli step, non puoi prevederlo. Puoi sì metterci bocca e decidere come va, però è anche lei che devi imparare a prevedere, o meglio, non potrai prevederla, ma potrai reagire a ciò che farà. Quindi non sarai mai pronto, non è matematica che fai questo e poi arrivi qua. No, fai questo, ma potresti fare così, così, puoi tornare indietro, puoi andare avanti, poi così. Non è una linea retta, è un percorso a ostacoli che devi imparare a fare. Niente in questo settore è meglio della pratica. La teoria ti aiuta, ti dà un'infarinatura di partenza, ma poi è la pratica che rende perfetti. È la pratica, dal vivo, in chat, qualsiasi tipo di pratica, ma è il fare, disfare, sistemare, agghindare, poi modificare, poi magari lo cancello, poi vado avanti. Sai come puoi iniziare a fare? Facendolo. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che se voleste una consulenza privata con me potete scrivermi su Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.